Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni si basa sull'uso integrato di fonti amministrative, non solo di natura anagrafica, e di rilevazioni periodiche, le indagini campionarie annuali. A natura quinquennale, ciò significa che nell'arco di 5 anni le rilevazioni campionarie si svolgono almeno una volta in tutti i comuni italiani. Il nuovo ciclo va dal 2022 al 2026. Pertanto, ogni anno, solo un campione di comuni e un campione rappresentativo di famiglie sono coinvolti nelle rilevazioni. Ogni anno sono coinvolti nella rilevazione circa 2.500 comuni, di cui 1.200, i più grandi in termini di popolazione, partecipano alla rilevazione ogni anno. I restanti sono coinvolti solo una volta, a rotazione, nel quinquennio. Le famiglie che partecipano al censimento sono circa 1.300.000, vengono estratte casualmente e costituiscono un campione rappresentativo della realtà comunale di appartenenza. Nei comuni che partecipano tutti gli anni è possibile essere inclusi nel campione solo una volta nel quinquennio. Poiché però nel 2021 si è concluso il primo ciclo, potrebbe succedere che una famiglia o un individuo che ha compilato il questionario nel 2021 venga nuovamente estratto nel campione del nuovo ciclo, partito nel 2022. L'Istat svolge diverse indagini campionarie con obiettivi differenti e disegni campionari indipendenti. Può accadere quindi che una famiglia che ha partecipato al campione del censimento permanente venga estratta nel campione di un'altra indagine, come ad esempio l'indagine sulle spese delle famiglie. Per arricchire il patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il paese in cui viviamo, la piena collaborazione di tutte le famiglie campione è fondamentale, proprio perché le risposte delle famiglie nel campione rappresentano anche tutte le famiglie non incluse nel campione, che sono simili però per caratteristiche sociodemografiche. Quindi partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma anche un'importante opportunità.